Salve a tutti, bentornati. Io sono Rago in questo nuovo video. Oggi parleremo di questa, la Podin. Ma prima, sigla. Rieccoci. Oggi andiamo a vedere la Podin, una pod che vuole fare la box o una box che vuole fare la pod. Lo vedremo dopo, ma prima andiamo a vedere cosa c'è nella confezione e tutto visto dal tavolino. A dopo. Partiamo guardando la scatola, disegno della Podin qua. Avvertenze sulla possibile presenza di nicotina, anche se sappiamo che non c'è dentro perché eventualmente la andiamo a mettere noi. Marchio Innokin, scritta Podin e il colore. Dietro troviamo altra avvertenza sulla nicotina, il contenuto della confezione che poi andremo a vedere, scratch and check per l'originalità, dove viene prodotta, marchi di avvertenze, smaltimento, CE e le solite cose. Andiamo a vedere cosa c'è dentro. Tiriamo qua, solleviamo e troviamo, come al solito, librettino di istruzione dove fa vedere l'esploso della pod e tutte le varie informazioni. C'è anche in lingua italiana, se avete dubbi, mi raccomando, andate sempre a leggere. Poi abbiamo il corpo batteria, in questo caso in questa bellissima colorazione, sembra quasi marmorizzata. Il materiale sembra una resina plastica, qui è un po' più liscio, qui è un po' più gommoso, qui c'è il tastino che poi andremo a vedere la parte dietro, e mentre il corpo è fatto in metallo. Il peso, c'è un bel peso, quindi dà una sensazione di solidità e affidabilità. Già così a prima impressione. Poi qui troviamo quella che è la pod. Adesso andiamo a zoomare, andiamo a vedere da vicino. Allora, questa è la pod vista da vicino. È una pod rigenerabile. Si possono cambiare le resistenze. Adesso andiamo a vedere come. Contiene 2 ml di liquido, si riempie da qua, aprendo il tappino, ovviamente io senza unghie faccio un po' fatica, c'ho il suo bel buchino e si va a riempire tutto il serbatoio qua. Qua abbiamo più e meno per la regolazione dell'aria con questa levettina. Qua marchio Innokin, c'è smaltimento un'altra volta. Qua sotto c'è il pin che andrà a fare contatto con quelli presenti nella base. Come vedete ci sono anche le freccette. Vedete, queste freccette danno senso perché girando così fa uno scattino, si apre e qui troviamo la sua resistenza. Quindi una volta esaurita la resistenza basterà cambiarla. È semplice perché su a vite sulla base, cambieremo solo questa. È una resistenza da 1 ohm 3 e ha un range di funzionamento 8 o 9 watt. E la vostra domanda sarà: perché c'è il range di utilizzo su una pod? Poi lo andremo a vedere. Intanto vi faccio vedere che è semplicissima da rimontare. Andiamo ad avvitare senza stringere troppo. Riprendiamo il serbatoietto della pod. Come potete vedere, non potete sbagliare a rimontarlo perché qui in alto è piatto e qui sotto è leggermente arrotondato, quindi basterà andarlo a appoggiare così.
girare e sarà chiuso. Qua, come dicevo, la levettina per regolare il flusso dell'aria tirandola indietro. Faccio così, così vedete meglio, così avrete un tiro di guancia molto chiuso, mentre così sarà leggermente più aperto. Finché aperta, andiamo a inizializzare già la coil, così finché parliamo del gruppo batteria il cotone si prepara. In questo caso, siccome voglio provare come rende aromaticamente tutto il sistema, ma soprattutto le coil, voglio sentire come rendono, sto usando non un tabacco ma un liquido al limone, e non ricordo bene, un liquido al limone con delle note di menta, mi sembra. Vado a mettere qualche goccia anche qui. Ok, andiamo a richiudere e andiamo a riempire col liquido. Mi raccomando, non riempite troppo, lasciate un po' vuoto così che possa circolare qualche bolla d'aria e la coil riesca a bagnarsi per bene. Di questo abbiamo visto tutto, torniamo a vedere la confezione, quello che c'è dentro e il gruppo batteria. Allora, nel resto della confezione troviamo una coil di riserva uguale a quella, troviamo un laccetto da poter attaccare alla podding, da tenerla al collo, ma la cosa bella è che questo laccetto in realtà è anche il cavo di ricarica USB, micro USB, quindi nessun problema, ce l'avremo sempre con noi attaccato al nostro collo, non c'è il problema di dove mettiamo il cavo, dove non mettiamo il cavo, ce lo siamo dimenticati, non ce lo siamo dimenticati. Come si suol dire, fa, non ti dimentichi la testa perché ce l'hai attaccata al collo, in questo caso non ci dimentichiamo il cavetto USB perché ce l'abbiamo attaccato veramente al collo. Adesso vediamo se riesco a inserirlo, perché mi piaceva questa cosa inserita qua così. Sono maniaco di cose strane. E il resto, abbiamo un libretto di avvertenze, come al solito troveremo anche la lingua italiana. Adesso parliamo un po' della batteria e di come funziona. Eccoci qua, direttamente col corpo batteria e tutto quanto. Troviamo il tastino di accensione, 1, 2, 3, si accende. Abbiamo luce verde, 1, 2, 3, le tre luci che andranno a indicare la batteria. Con tre LED accesi avremo la batteria carica al 100% fino al 60%. Con due LED accesi avremo dal 60 al 20%, e con un LED solo dovremo andare a ricaricare, perché sarà dal 20 allo 0% batteria scarica. Sotto troviamo l'ingresso per la ricarica USB, marchio Innokin, CE smaltimento, la capacità della batteria è di 800 mAh, quindi una batteria di tutto rispetto per una poddina così piccolina. Ora torniamo un attimo al discorso del perché c'era il wattaggio sulla coil, perché possiamo andare a regolare a box spinta tenendo schiacciato, vedete che il LED cambia colore, quando è verde l'andiamo a usare a 8, mentre quando
è viola e ci fermiamo, lasciamo il tasto quando diventa viola, andiamo a usarla a 9, quindi potremmo decidere noi quale delle due potenze utilizzare. Io per ora la rimposto su 8, quindi quella minima. Qui c'è un tastino che serve per il bloccaggio quando andiamo a inserire la nostra testina, così dovrebbe essere bloccata e schiacciando la rilascia. Se uno sforza riesce a tirarla fuori comunque, ma non è questo difetto, cioè più che altro credo che serva per non farla saltare fuori inavvertitamente piegandola o roba del genere. Quindi basta schiacciare e fa il saltino. Questa aggiunta del tastino è una cosa in più, utile o non utile, quello potrete deciderlo voi. Accensione, 3 click. Spegnimento, 3 click. Passiamo alla visuale del mio faccione. Andiamo a vedere come funziona e cosa ne penso. Come abbiamo visto, la domanda era: è una Boss che vuol fare la Pod o una Pod che vuol fare la Box? È un po' tutte e due, perché comunque ha una batteria integrata che dura, perché alla fine dura tutta la giornata se non si ha uno svapo convulsivo. 2 ml qua dentro, che diciamo che con una ricarica si tira tutta la giornata, quindi un 4 ml, ricordando che comunque dovrebbe essere una pod. Però il fatto che ha le sue testine, quindi questa rimane, ci sono le scatole anche con proprio il kit pod, così, quindi se uno vuole avere un altro gusto o cade, si rompe, succede qualcosa, lo trovate tranquillamente insieme alle resistenze. Funzionare funziona veramente bene. Una cosa che mi ero dimenticato di dire durante la spiegazione è che ha anche il tiro automatico, perché io non sto schiacciando niente, il tasto è qui davanti e questa tira. Personalmente la trovo molto comoda senza usare il tastino, lo uso soltanto per l'accensione e lo spegnimento e per il cambio della potenza, perché comunque non, il ritardo è minimo proprio, sarà 0,30 centesimi di secondo, una roba del genere, pochissimo, quasi nullo. Per chi invece vuole può usare tranquillamente il tastino, schiaccia e tira. Una cosa che volevo ricordare è che avete visto le resistenze sono molto molto piccole, quindi cercate di non fare tiri convulsivi consecutivi, perché è facile mandarle un attimo in secca. Se invece usate nicotina alta e quindi fate qualche tiro ogni tanto, andrà benissimo. Conclusioni? Allora, l'ho utilizzata per una settimana, non ho avuto nessun problema, funziona benissimo, non ho avuto nessun problema né di condensa né di perdite né di niente. L'aroma, per avere delle resistenze, come ho detto, così piccole, è veramente buono, dura. Mi è capitato solo uno o due tiri che ho sentito appena appena il sapore di bruciato, ma proprio perché avevo fatto molti tiri consecutivamente. L'unica cosa negativa, se si può definire negativa, peso attaccato al collo non dà assolutamente fastidio, nonostante, come avevo detto, sembra bella solida e ha il suo peso specifico, però il collo non si sente. Il cavetto è comodo, non dà fastidio, ricordo che è quello che serve anche per ricaricare. Un ottimo prodotto Innokin, veramente. Un'ottima pod, un'ottima box, scegliete voi. Per me può essere una pod o una piccola box. Con questo gli do un bel 9 se lo prende tutto.
bel 9. Concludo qui. Se l'avete provata, lasciate sotto un vostro commento, ditemi cosa ne pensate, lasciate un like, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, ciao, alla prossima!